Vi siete mai sentiti a disagio o discriminati durante una sessione? In questo caso non è stato rispettato il vero spirito del gioco di ruolo. Vi ricordate quando eravamo piccoli? Giocavamo di ruolo senza saperlo ed eravamo liberi da pregiudizi e vergogne, perché in realtà è proprio questo il gioco di ruolo: la valorizzazione delle diversità, il sogno di un adulto che nel cuore è rimasto un bambino. Quando si ruola si è liberi, liberi di esprimere se stessi e il proprio estro. Puoi essere chiunque, esattamente come sei, o l'esatto opposto, ed è fantastico. Si ha la possibilità di vivere mille storie diverse e mille vite diverse, passando da tematiche leggere e divertenti quanto serie e pesanti. È un mondo dove si può esplorare la propria interiorità e si può imparare a conoscere gli altri. Si possono sdoganare gli stereotipi e affrontare le proprie paure insieme ai propri compagni di avventure. In questo mese particolare, ovvero quello dedicato al Pride, ci teniamo quindi a ribadire quei concetti che stanno alla base del bellissimo mondo del GDR e che a volte, purtroppo, vengono dimenticati da alcuni. Puoi ruolare quello che vuoi, indipendentemente dal genere, dalle preferenze, dalle etnie, dall'orientamento, dall'identità di genere, eccetera. Sii quello che senti ed esprimi quello che provi. E ricordati sempre di Roll for Pride. 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 Roll for Pride.